Sandali bassi estate, i modelli più belli. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi si parla di un argomento molto gettonato, i sandali bassi. I sandali, oltre ad essere tra le calzature più antiche della storia dell'uomo, sono molto apprezzati dalle donne durante l'estate. Ci consentono infatti di rimanere freschi e allo stesso tempo dare un tocco di eleganza al nostro look. In questo video scopriremo insieme quali sono i modelli più belli. Non per forza modaioli, modelli classici che possiamo indossare per tutta l'estate e soprattutto possiamo mettere con diversi look. Prima di cominciare col video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale così non perderete i video futuri e cliccare mi piace se questo argomento è di vostro interesse. Il primo modello di cui vorrei parlarvi è il sandalo con cinturino alla caviglia. Si tratta di un sandalo molto comodo perché grazie alla fascetta alla caviglia la nostra camminata sarà sicura. Questa tipologia di sandalo esiste in più altezze, ma noi oggi parleremo solo di sandali medio-bassi. Partendo dal classico sandalo color nero, che se ne dica, un sandalo nero durante l'estate si sfrutta tantissimo perché può star bene con diversi colori, sta bene col bianco, sta bene col blu scuro, con l'azzurro, sta bene col rosso, sta bene col beige, quindi devo dire che tra tutti i colori di sandali che personalmente ho posseduto fino ad oggi, il sandalo nero durante l'estate è stato da me molto sfruttato. Ovviamente il vincitore, il sandalo che sale sul podio delle calzature estive è sicuramente il sandalo color cuoio. Nello specifico il sandalo con cinturino alla caviglia è un classico, ecco. Ora mi rendo conto che esistono queste ciabattine che vediamo un po' dappertutto. Sono ciabattine rasoterra. Però ricordiamoci che camminare con queste ciabattine non è sempre facilissimo. Oltre, consentitemi il termine, allo sciabattamento, che non è proprio piacevole, il nostro piede, soprattutto con una suola così bassa, non è proprio al massimo del comfort. Mentre un sandalo di questo genere ci consente di avere una camminata più sicura, ci consente di poter affrontare una giornata intera con le stesse scarpe. Qualcuno potrà dire: non amo le mie caviglie, non amo i miei polpacci, questa tipologia di sandalo con questa fascetta alla caviglia mi insalsiccia un po'. Ecco, lo capisco, non è per tutti, possiamo optare per altri modelli di sandali. In ogni caso questo ragionamento secondo me è valido proprio se non vi piace quella parte della vostra gamba, se non vi sentite a vostro agio con i vostri polpacci o le vostre caviglie perché non vi vedete. Poi magari è tutta una cosa non vera, ecco, non è oggettiva, magari state benissimo, però la cosa più importante, si sa, è sentirsi a proprio agio quando si indossa un capo o una calzatura. Questa tipologia di sandali sta molto bene con un bell'abito romantico, ma anche con dei pantaloni cropped, con dei pantaloni capri, con dei pantaloncini, perché no? In ogni caso, secondo me, l'abbinamento è ideale, è proprio con le gonne e coi vestiti. Secondo modello di sandali, i sandali infradito. Devo dire che sono ancora più belli, soprattutto negli ultimi anni che vanno anche di moda. Ce li hanno proposti molti designer famosi, molte case di moda prestigiose e io li trovo molto chic. Devo dire che qualcuna di voi ha avuto da dire, scusate il gioco di parole, quando ho pubblicato delle foto su Instagram indossando questo modello di sandali e dicendo: Ele, ma tu hai sempre bocciato le infradito e ora ci proponi queste scarpe. Dunque, questi sono sandali infradito, cioè vuol dire che all'altezza della caviglia hanno un cinturino. È proprio una calzatura, quindi è proprio un sandalo. Non si tratta di ciabatte infradito. Io mi riferisco a quelle in gomma, quelle che si usano per andare in spiaggia. Ecco, adesso se ci fate caso vediamo davvero queste ciabatte in gomma ovunque, anche in città. Questo sciabattamento continuo per tutta l'estate, sia turisti che non.
Perché, guardate, ho letto di recente un'intervista molto interessante, non ricordo, forse era Tom Ford, che diceva appunto che odiava le infradito agli uomini. In generale, le infradito secondo me vanno bene nei contesti giusti, in spiaggia, in piscina, parlo ovviamente di quelle in gomma, mentre il sandalo infradito è proprio un sandalo in cuoio costruito per la città e secondo me è molto bello. Lo trovo chic, allo stesso tempo pratico, lasciando gran parte del piede in vista. Ci consente anche di abbinarlo a dei bei pantaloni, non va a appesantire, rimane sempre molto leggero sul piede. Ovviamente consigliata una bella pedicure, se non amiamo gli smalti fa niente, però l'importante è avere i piedi in ordine. I sandali infradito sono bellissimi, secondo me, con gli abiti lunghi. Fatemi sapere se vi piace questo abbinamento. I sandali da gladiatore li ho voluti inserire proprio per parlare insieme a voi di questo modello. Devo dire che sono dei sandali antichissimi, infatti anche il nome lo dice, e hanno queste fascette che girano intorno alle caviglie e arrivano fino al polpaccio. Non sono per tutti, assolutamente, a volte li vediamo abbinati poi anche a dei look un po' volgari. In ogni caso sono dei sandali molto iconici, cioè si fanno notare. Nella storia, negli anni, i designer hanno giocato molto con questo modello di sandalo, soprattutto per la donna, quindi dei sandali gladiatore col tacco a spillo. Nel passato li abbiamo visti anche con gli strass, quindi davvero eccentrici. In ogni caso, i sandali gladiatore nella loro versione più classica, quindi in cuoio, possono essere molto carini, ma come abbinarli? Io li abbinerei o a una gonna lunga, morbida, oppure a un abitino corto, però tutto dipende da voi come vi vedete, le vostre dimensioni. Se con questi sandali, per esempio, io non ho le gambe lunghissime, se metto questi sandali, mi sembra a livello ottico di avere la gamba più corta, anche se metto una gonna corta, a parte che non metterei mai una gonna troppo corta con questa tipologia di sandali, però appunto li vedo meglio con dei vestiti con la gonna un po' più lunga. Bene anche con abitini corti, però dipende sempre dal modello dell'abito e anche dal modello, dei sandali. Quarto modello di sandali, sandali con platform bassa, quindi una piattaforma bassa. Adesso vanno tantissimo di moda, diverse di voi mi hanno scritto anche in privato: Ele, parlaci di questo modello di sandali, ma come ti sembra? Ti sembra da vecchi? Addirittura mi avete detto così. Assolutamente no, bisogna però trovare il modello che non sia troppo grosso, troppo pacchiano, consentitemi questo termine. Perché? Perché potrebbe andare un po' a toglierci in quanto a eleganza. Certo, per le più giovani ormai insomma queste regole non vengono neanche più osservate né ascoltate, però mi rivolgo a voi che siete amanti dell'eleganza e ci tenete ad avere sempre quel tocco in più, in quanto a raffinatezza, questa tipologia di sandalo è un po' rischiosa, però allo stesso tempo ci consente di stare molto comode. I designer ce l'hanno proposti davvero in varianti che a me non piacciono, ecco, non so se voi siete amanti di queste platform gigantesche, a me non piacciono, però nella loro versione più fine sono davvero carini, soprattutto quelli con le fascette sottili. Molto belli con un paio di jeans cropped, mi piacciono molto. Un vero e proprio dulcis in fundo, i sandali a fascia larga. Io li ho inseriti proprio quasi per, insomma, provocazione, perché comunque sono dei sandali davvero gettonatissimi. A me non piacciono un granché, però devo dire che li vedo praticamente ovunque. C'è una versione più carina, più sobria, però in linea di massima il modello è quello che tutti noi conosciamo. Io sappiate che li ho visti addirittura in una situazione molto formale, ambito scolastico, a una presidente, insomma, una persona molto carina, anche vestita molto bene, con un completo in lino e questi sandali che a detta mia
hanno un po' rovinato il look perché sono davvero troppo informali. Va bene se dobbiamo fare una passeggiata così di svago, ma in contesti formali, anche se è estate, anche se fa caldo, anche se vogliamo stare comode, non è mai una buona idea indossare un sandalo del genere, nonostante sia in voga, molto usato, sia dalle celebrità che non. Ora non esistono più codici, è per questo che io ci tengo poi a sviluppare questo concetto dell'eleganza, per riportare indietro un po' quelle che erano le regole che ci davano le nostre nonne. Che ne pensate di questo? Io credo che sia bellissimo parlare di questo. Quindi questi sandali, la cui marca non farò il nome, in alcuni contesti possono andar bene, anche se a me non piacciono, perché innanzitutto non li vedo sulla mia fisicità, perché su altre fisicità possono avere un effetto leggermente diverso, però sulla mia fisicità mediterranea, non lo so, mi sembra che vadano ancora di più a ingrossare il piede, il che non è proprio il mio fine ultimo nella scelta poi dei capi del mio guardaroba. Però alcune persone dicono non ne posso fare a meno, ma in casa sicuramente sono davvero comodi, non si può negare. Però quando siamo fuori in situazioni un pochettino più elegante cerchiamo di non indossarli. Come abbinarli? Lo vedete in queste foto, ho fatto una selezione di foto davvero carine che secondo me possono andar bene, insomma, per questa tipologia di sandalo. In ogni caso il sandalo a fascia larga funziona sempre proprio perché la larghezza della fascia ci consente di avere una camminata più agevole, più pratica. In sostanza sono più comodi. Questi erano 5 modelli di sandali bassi che molte di noi usano per l'estate. Fatemi sapere qual è il vostro preferito. Il mio preferito, forse l'avrete già capito, è il sandalo a infradito. Lo trovo bellissimo, l'unica cosa è che l'anno scorso mi è successo, pensate, era un sandalo infradito, tra l'altro di un designer importante, mi si è letteralmente staccato. E quindi l'ho portato dal calzolaio a riparare, quindi a volte questi sandali infradito possono dare questo problema. Però comunque, a parte quello, esteticamente sono belli e sono anche comodi. Fatemi sapere qual è il vostro, o se proprio non sopportate i sandali, ma non credo, perché d'estate cosa indossate, cosa amate indossare in quanto a calzature durante la stagione estiva? Sono curiosissima di saperlo. Vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui e vi ricordo alle più appassionate che potete abbonarvi al canale. Io creerò un salotto ad hoc solo per le abbonate, dove farò degli approfondimenti sui temi trattati su questo canale, che sono l'eleganza, delle curiosità anche in più, anche sul bon ton, sulla casa, sul vestirsi bene. E poi ci saranno tante emoji personalizzate, quindi ci saranno dei vantaggi specifici per le abbonate. Quindi se siete curiose, provate, poi potete anche togliere l'abbonamento cliccando su abbonati. Io vi ringrazio e noi ci vediamo fra pochi giorni al prossimo video.